Oggi vorrei soffermarmi sui commenti che leggo sotto i video o principalmente sotto gli shorts che faccio nei miei canali. Ci sono degli shorts che sono diventati virali con milioni e milioni di visualizzazioni. E beh, questo non succede ovviamente soltanto a me, succede anche a tantissimi altri YouTuber. Per alleggerire un po' i toni dei canali o semplicemente anche così perché magari trovo un argomento che interessa principalmente a me, perché poi insomma quello che è nei miei canali o la notizia o l'immagine o il pezzo di un film iconico, ovviamente sono al 99% cose che piacciono in primis a me. Magari noi tutti quanti, produttori di questi video, di questi shorts, magari tanti commenti non li leggiamo nemmeno. Invece ogni tanto a me piace farlo. Sono migliaia di commenti, sotto certi video. E sono scritti in tutte le lingue, proprio perché diventando virali arrivano ovunque. E soprattutto quando io pubblico shorts dove faccio vedere un 50-60 secondi di un film di quelli che magari hanno fatto storia, magari non perché sia stato un filmone, ma perché per il pubblico rappresenta un qualcosa di speciale, no? E film anche, diciamo, leggeri, commedie, con attori che hanno segnato un'epoca. Allora ogni tanto mi soffermo, prendo un po' di tempo e mi metto a leggere questi commenti, scritti in tutte le lingue, perché appunto quando diventano virali girano e li vede il mondo. E ho una tenerezza nei confronti di queste persone che passano per 30, 50, 60 secondi nel mio canale e poi spariscono, no? Perché sono di passaggio. E lasciano dei commenti talmente belli, talmente profondi, e se ci si perde qualche minuto a leggerli, è così interessante. Raccontano pezzi della loro vita legati magari a quel momento, al momento in cui hanno visto quella scena del film, e lasciano i loro ricordi, i loro sentimenti, le loro lacrime, le loro gioie, i loro rimpianti. Ed è uno spaccato bellissimo di quello di cui molto spesso ci dimentichiamo qui su YouTube. Mi fanno una tenerezza incredibile. Ovviamente non posso mettere il cuoricino a tutti per presa visione, perché vabbè, altrimenti non finirei più, dovrei passare la giornata a fare solo questo. Però devo dire che poi, che quando ogni tanto prendo qualche minuto per farlo, mi riempiono il cuore. Perché poi alla fine cosa accade? Accade che il risultato finale di tutto questo è l'amore. È questo sentimento che fa girare tutto. E in qualunque parte del mondo noi ci si trovi, qualunque persona noi possiamo essere, con un passato completamente diverso uno dall'altro, eppure è amore. E devo dire che è un esercizio altamente consolatorio per quanto mi riguarda leggere questi commenti. E lo trovo veramente delizioso. Questo loro voler esserci e dire la propria. E
lasciare un piccolo segno che per me, leggendoli, è un grande segno. E dopo che ho fatto questa operazione, ogni tanto, e confesso che mi sento meglio, perché YouTube non è tutto quel brutto posto pieno di dissing, reaction, accuse, fake, troll e tutte queste cose. No. Io sono convinta certissima, e ne ho la prova tutti i giorni, che YouTube è anche amore. Buona giornata.